Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi faccio vedere come realizzare il trucco per la vostra laurea. Me l'avete chiesto in tantissimi e finalmente ho deciso di farlo, però non ho voluto realizzare solo un trucco, ma vi faccio vedere due versioni completamente diverse di uno. Un trucco come quello che indosso in questo momento, che vedrete tra pochissimo, adatto a chi non ha tanta manualità, chi vuole un trucco semplice e soft. Il secondo trucco invece è un pochino più strong per chi si trucca già di più, per chi ha un pochino di manualità in più, insomma un pochino più difficile, anche se entrambi veramente possono realizzarli. Tutti quanti lo sapete, vi faccio vedere sempre passo passo e vi do ogni consiglio su come realizzare il trucco. Vi do due piccole dritte prima di iniziare questo video. Uno, la base la vedete soltanto nel primo tutorial, per non far diventare questo video troppo lungo, vi faccio vedere come realizzare la base nel primo tutorial, che è questo qui, e poi vi faccio vedere il secondo trucco, però senza rifare nuovamente la base, perché sennò verrebbe un video di 45 minuti. La seconda cosa che vorrei sottolineare è che ho utilizzato solo una palette per entrambi i look. Il motivo è che ho cercato di utilizzare una palette economica e buona allo stesso tempo, che tutti possono permettersi. Mi rendo conto che in tanti che si stanno laureando probabilmente allo stesso tempo non stanno lavorando, perché ovviamente è una cosa impegnativa laurearsi, quindi non si hanno a disposizione così tanti soldi da poter comprare una palette di Kat Von D o di Too Faced. Questa palette costa 10 euro su Amazon, è di un brand che si chiama Profusion Cosmetics. La sto testando negli ultimi giorni, però devo dire è veramente molto carina. I trucchi che sono usciti fuori sono molto molto carini. Non sarà la palette migliore del mondo, però ragazzi, se state cercando una buona palette ad un prezzo abbordabile, vi consiglio davvero di prendere questa palette, poi la vedrete anche in azione all'interno del video. E niente, questo è il motivo per cui ho voluto utilizzare una palette così economica. Ovviamente, come vi ripeto sempre in ogni video, potete utilizzare quello che volete. Utilizzate i miei video, i miei tutorial solo come spunto e poi cambiateli a vostro piacimento, sia per quanto riguarda i colori, sia per quanto riguarda i prodotti che utilizzate. Non dovete per forza avere la mia stessa identica palette per realizzare questo trucco. Alla fine sono colori facilmente reperibili, quindi anche se avete altre palette potete farlo tranquillamente. Mi stavo dimenticando di dirvi anche che all'interno del video troverete tanti consigli su come far durare di più il vostro trucco in una giornata così particolare. Quindi seguitelo con attenzione, senza chiacchierare ancora, vi lascio al primo tutorial. Iniziamo con leggendo le occhiaie ed eventuali brufoletti che possono esserci spuntati fuori in questo periodo. Immagino che se vi state laureando probabilmente siete molto stanchi e molto stressati, quindi brufoletti e occhiaie possono essere molto accentuati in questo periodo. Ora applico un fondotinta di media copertura su tutto il viso, lo metto così direttamente sul viso e poi lo sfumo con un pennello. Io non stendo mai perfettamente il fondotinta con il pennello, cioè non sto attenta a togliere tutte le eventuali righette, perché a questo punto prendo una spugnetta e vado a pressare sopra il mio fondotinta. In questo modo faccio due cose principali: uno, tolgo quelle bruttissime righette che si sono formate con il pennello, e due, vado a pressare il fondotinta quasi nella mia pelle, in modo che il fondotinta aderisca bene ad essa e duri di più nell'arco della giornata. Inoltre dà un effetto molto più naturale sul viso che se lo lascio così, senza usare la spugnetta. Insomma, diciamo che è un passaggio che vi consiglio di fare se state cercando un modo per far durare il vostro trucco più a lungo. A questo punto, se i miei brufoletti spuntano ancora fuori, utilizzo un correttore abbastanza asciutto da metterci sopra. Mi raccomando, non usate un correttore super idratante o di quelli super cremosi che non si asciugano. Il brufoletto ha una superficie grassa, quindi se ci mettete già un fondotinta che se ne va via durante la giornata, dopo qualche ora non avete più nulla. Invece, utilizzando un fondotinta, scusate, un correttore secco, questo aderirà bene all'imperfezione. Ora utilizzo un correttore sulle occhiaie. Scusate la luce, ma oggi è una giornata un po' nuvolosa, quindi il sole va e viene e la luce cambia in continuazione. Utilizzo il Fit Me di Maybelline, che mi piace tantissimo. Questo, al contrario di quello di prima, è idratante, quindi non mi va a seccare il contorno occhi, che nel mio caso è abbastanza secco, anche un pochino disidratato in questo periodo.
metto il correttore qui nella zona dell'occhiaia e anche sulla palpebra superiore, ne metto poco in questa zona. Il correttore mi andrà a fare anche da base per l'ombretto, quindi in questo caso non ci sarà bisogno che io applichi un primer. Se mettete un primer potete skippare questo step. Metto il correttore anche un pochino qui al centro della fronte, leggermente ai lati del naso e sul mento. Passiamo ora ad uno step che non è importante ma di più, cioè l'applicazione della cipria. In questo caso è fondamentale, non in questo caso, per me la cipria è sempre fondamentale. Anche se avete una pelle secca vi consiglio sempre di mettere una spolverata di cipria. Ovviamente modulatela e sceglietela in base al vostro tipo di pelle. La cipria serve 1 a togliere le lucidità sul viso, 2 importantissimo a fissare la nostra base. Se lasciassimo la base così senza cipria, il prodotto che abbiamo sul viso è un prodotto cremoso, quindi andrebbe un pochino in giro e dopo qualche ora non avremo più nulla sul viso. Mettendo la cipria andiamo ad asciugare questi prodotti e quindi li andiamo a fissare. Vi consiglio una cipria in polvere libera, che sembra più difficile da utilizzare, magari le prime volte potrete fare dei pasticci, però vi posso assicurare che è molto più facile da gestire e da modulare. Con la cipria in polvere compatta rischiate subito di fare l'effetto polveroso, ma soprattutto se non scegliete il colore giusto rischiate di andare a modificare il colore di quello che mettete sotto. Cosa principale, vado a stendere le pieghette che si sono formate nel frattempo che ho chiacchierato qui intorno agli occhi. Sempre con la spugnetta la giro dall'altra parte, prendo un pochino di cipria e vado a fissare il contorno occhi. E sul resto del viso utilizzo un pennello semplicemente perché voglio un effetto più leggero. Se avete una pelle grassa potete utilizzare la spugnetta anche sul resto del viso. Ora utilizzo una terra, questa qui è quasi finita, devo ricomprarla, per andare a fare l'effetto un pochino abbronzato e dare un po' di tridimensionalità al mio viso. Arriverà prestissimo il video dedicato alla terra, quindi come sceglierla quando utilizzare una terra calda e quando utilizzare una terra fredda, visto che c'è molta confusione sull'argomento. Voglio fare un po' di chiarezza, quindi aspettate qualche giorno e vedrete anche quel video. Come blush utilizzo questo di Make Up Revolution perché dà un effetto super naturale e salutare al viso. È leggermente satinato, quindi dà questo effetto di zigomo luminoso quasi dall'interno che mi piace tantissimo. Come illuminante lo stesso ne prendo uno di Make Up Revolution, super economico. Non so se prendere la parte giallina o rosa, quindi diciamo che faccio un mix dei due così non faccio un torto a nessuno. E lo metto in modo davvero leggero sullo zigomo, non voglio che sia un effetto troppo forte, mi raccomando, fate come vi pare in questo video, non lo vado a mettere soltanto sopra lo zigomo, cioè facendo la solita striscetta dell'illuminante, ma lo posiziono un po' su tutto lo zigomo, sempre per dare questo effetto di pelle super salutare, come se io avessi dormito in questi giorni e non avessi studiato come una matta. Ora realizzo le mie sopracciglia, devo assolutamente ritingerle perché sono diventate nuovamente trasparenti, ma non ho tempo ragazzi. Se vi faccio vedere le mie unghie, praticamente lo smalto mi è arrivato quasi a metà unghia, cioè tra un po' ho il French rosa, non ho tempo di rifarle. Comunque, disegno le mie sopracciglia e ci vediamo tra un secondo. Inizio a mettere il colore più chiaro sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Questo mi aiuterà sia a far sembrare il mio occhio più riposato e più aperto, sia con la sfumatura che andrò poi a realizzare. Ora con un pennello da sfumatura ampio prendo questo marroncino freddo qui. Secondo me questo nella cialdina sembra più freddo di quello che è poi realmente, quindi vediamo applicato che cosa esce fuori. Sì, infatti è un pochino più arancione di come risulta nella cialdina. Con un pennello da sfumatura più piccolo prendo questo rosino qui opaco, lo metto sempre nella piega dell'occhio ma questa volta rimango un pochino più precisa del colore di transizione che abbiamo appena applicato. Riprendo il pennello di prima e passo un po' sulla parte esterna per cercare di unire i due colori insieme. Ora con un pennello piatto prendo Tickled, questa specie di
oro chiaro champagnino qui, lo applico bagnato e lo metto su tutta la palpebra mobile. Prendo sempre un po' del rosino di prima e lo mischio con un po' di questo marrone. Lo vado a mettere sempre nella piega dell'occhio, rimango ancora più precisa di come ho fatto prima e cerco di unire praticamente la sfumatura con il colore qui sulla palpebra mobile. Faccio sempre un mix di questo rosino e questo marroncino, cerco magari di prendere un pochino più del marroncino e lo metto nella parte inferiore dell'occhio, non voglio che sia troppo scura, deve essere molto molto leggera. Ora metto un pochino di Exclusive, che è questo giallino chiaro qui, lo applico sempre bagnato nell'angolino interno dell'occhio. Metto il mascara sia sopra che sotto e poi passiamo alle labbra. Passiamo alle labbra, io le farò di un colore neutro, voi scegliete il colore delle labbra in base a come vi sentite, a come siete vestiti, insomma. Vedete un pochino voi. Utilizzo Vanilla Queen di Nabla su tutte le labbra e poi sopra ci vado a mettere un gloss. Attenzione, se volete far durare il più a lungo possibile il vostro rossetto, magari non utilizzate il gloss sopra, cercate di utilizzare qualcosa di asciutto come un rossetto liquido. Se invece volete qualcosa di più confortevole, optate per un gloss o per un rossetto di quelli normali, un pochino più cremosi e più confortevoli. Però ricordatevi che ovviamente più mettete il prodotto asciutto, più durerà sulle labbra. Vaporizzo un pochino di Fix Plus sul viso per andare a fissare ancora meglio tutto quello che ho applicato. E voilà ragazzi, questo è il primo trucco finito, adatto veramente a chiunque, super facile da realizzare, potete farlo anche se siete alle prime armi. Ho utilizzato pochissimi colori da questa palette, ma calcolate che potete utilizzare i colori che preferite. Come sempre potete personalizzarlo a vostro piacimento, in base a come siete vestiti, in base al tipo di look che state cercando di raggiungere. Calcolate che cambiando il colore delle labbra il trucco si stravolge totalmente, quindi se state cercando un trucco più vivace magari potete mettere un rossetto fucsia rosso, qualcosa di più acceso. Se volete avere un look un pochino più sensuale potete mettere un rossetto magari rosso più scuro, qualcosa del genere. Quello sceglietelo voi in base a come vi truccate solitamente, in base a cosa indossate. Ad esempio se mettete una camicia a con i fiori fucsia è bellissimo, se mettete un rossetto abbinato al colore dei fiori, giusto per darvi un piccolo spunto. Spero che il primo trucco vi sia piaciuto e vi lascio alla realizzazione del secondo trucco, che è quello un pochino più complicato e per chi vuole un trucco un pochino più strong. Inizio con lo stesso step di prima, quindi prendo il colore chiaro e lo metto sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Faccio un mix di due colori, cioè prendo questo arancione qui e lo mischio insieme a quest'altro marroncino più freddo. Li applico come colore di transizione nella piega dell'occhio. Prendo un pochino di cipria e la applico, vi ricordate quando si metteva lo scotch per fare quella riga netta qui nella parte esterna? Ecco, con la cipria viene un effetto un pochino più soft, praticamente questa qui andrà a fare da barriera e mi permetterà di realizzare un trucco allungato verso l'esterno senza scendere sotto quella linea. Vado a scurire la piega dell'occhio con questo colore qui. Nella piega dell'occhio utilizzo questo marroncino qui, che è il marrone più scuro e freddo della palette. Lo posiziono soltanto nella V più esterna. Su tutta la palpebra mobile applico questo ombretto qui, che è molto molto particolare, è una sorta di oro bronzino che contiene anche un pizzico di verde all'interno. Lo applico bagnato su tutta la palpebra mobile. Prendo nuovamente il marroncino più scuro e cerco di unire la sfumatura con il colore sulla palpebra mobile. Faccio sempre questo passaggio perché non mi piace che si veda lo stacco netto
tra il colore sulla palpebra mobile e quello nella piega dell'occhio. Ora rimuoviamo la cipria qui nella parte esterna dell'occhio e vediamo se c'è da aggiustare un pochino la sfumatura. Nella parte inferiore dell'occhio, all'attaccatura delle ciglia, utilizzo sempre lo stesso marrone più scuro e mi aiuto ad applicarlo con un pennello o penna. Ora faccio sempre lo stesso mix dei due colori di transizione e praticamente mi aiuto con questi colori a sfumare il marroncino qui nella parte inferiore. Quindi che cosa faccio con il pennello? Vado nella parte più esterna del marrone scuro e faccio un pochino avanti e indietro. Sempre con lo stesso pennello e lo stesso marrone scurisco un pochino l'attaccatura delle ciglia. Diciamo che ho applicato questo marroncino sfumato qui nella parte più esterna. Ora utilizzo un pennello angolato e metto lo stesso colore proprio all'attaccatura delle ciglia. Con un pennellino piccolo, sempre bagnato, prendo questo colore qui e lo metto sull'angolo interno dell'occhio. Ora metto il mascara sia sopra che sotto e applico un paio di ciglia finte. Nel caso in cui non voleste applicare ciglia finte, potete tranquillamente mettere soltanto il mascara. Passiamo ora alle labbra. Visto che abbiamo caricato parecchio gli occhi, sulle labbra voglio rimanere neutra. Anche qui, ragazzi, scegliete voi, cioè se il vostro trucco quotidiano è occhi super carichi e labbra rosse, truccatevi così. Il consiglio che vorrei darvi è cercate di mantenervi su come siete solitamente, cioè se non vi truccate realizzate un trucco molto leggero, magari prendete ispirazione dal primo tutorial. Se solitamente mettete ciglia finte e realizzate un trucco un pochino più carico, fate quello. Cercate di non stravolgervi in quel giorno, che comunque è un giorno così importante e comunque riguarderete le foto per tantissimo tempo e è un giorno in cui sarete al centro dell'attenzione, quindi cercate di rimanere voi stessi. Credo che questo sia il consiglio più grande che posso darvi. Se magari volete provare un trucco che è proprio fuori dalle vostre corde perché quel giorno volete realizzare qualcosa di diverso, provatelo anche i giorni prima per vedere se magari quel trucco possa piacervi. Cioè, non vi svegliate la mattina e dite oggi faccio un eyeliner con labbra rosse e ciglia finte quando solitamente mettete solo un filo di mascara. Spero di essermi spiegata, adesso applico la mia matita e il rossetto. Anche per questo trucco vaporizzo un pochino di Fix Plus su tutto il viso. E voilà ragazzi, anche il secondo trucco è terminato qui. Fatemi sapere con un commentino qui sotto se il trucco vi è piaciuto, se vi sarà utile. Anzi, fatemi sapere quali dei due vi piace di più o quale è di più nelle vostre corde. Spero tanto che questo video possa aiutarvi nel giorno della vostra laurea. Non so se si fa l'in bocca al lupo, se che cosa, quindi sappiate che sono con voi, non so se porta sfortuna oppure no. Se vi siete già laureati, augurissimi, o comunque ve li faccio lo stesso per quando poi vi laureerete, si dice così, sembra uno scioglilingua. Spero come al solito di avervi tenuto compagnia, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mua! Ciao!